Grande successo per la cerimonia Le Fonti Day and Night svoltasi lo scorso giovedì 21 giugno a Palazzo Mezzanotte nella splendida cornice di Borsa Italiana. La mattinata ha previsto lo svolgersi di 3 tavole rotonde dove esperti del settore hanno parlato di novità legislative, scenari e possibili evoluzioni del mercato energy, green bond e opportunità offerte dall'Industry 4.0. La sera invece il focus si è spostato su eccellenze legali e del Made in Italy. Un tick di eccellenza dell'anno, contenzioso. I Le Fonti Awards vanno a Studio Legale Rubini. Per l'ampia esperienza nella gestione di una vasta tipologia di contenziosi, con particolare riferimento al settore della responsabilità civile, per la consulenza strategica, la competenza specifica e la visione a lungo termine. Ed ecco percorrere il tappeto rosso lo Studio Legale Rubini. Complimenti. La consegna ufficiale del riconoscimento. Un po' più centrali. Perfetto. Congratulazioni allo Studio Legale Rubini. Siamo in compagnia dell'avvocato Elisabetta Rubini, fondatrice dello Studio Legale Rubini. Buonasera avvocato, buonasera, benvenuta. Grazie. Il vostro studio si è aggiudicato il premio ai Le Fonti Awards di questa sera come boutique di eccellenza nel settore del contenzioso. Sì. Le chiedo anzitutto un commento per questo riconoscimento. Ma è un risultato, diciamo, che consegue a un lavoro di molti anni del nostro team di studio. Noi siamo uno studio relativamente piccolo di persone che lavorano insieme da molti anni e puntiamo tutto sulla qualità del nostro lavoro e su una relazione di particolare attenzione e vicinanza con i nostri clienti, che siano società oppure no, insomma. Il vostro studio nel corso degli anni ha affrontato una vasta tipologia di contenzioso, e acquisendo tra l'altro particolare esperienza nel settore della responsabilità civile. Le chiedo a questo proposito se ci può illustrare alcuni casi recenti di cui vi siete occupati e anche qual è stato il vostro approccio. Sì, di recente abbiamo riportato 2 successi che ci hanno particolarmente inorgoglito. In un caso abbiamo assistito un imprenditore del settore immobiliare in una causa contro la pubblica amministrazione e abbiamo ottenuto per lui il riconoscimento di un importante risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale. Si trattava di un caso in cui questo imprenditore era stato impegnato in trattative molto lunghe con la pubblica amministrazione e alla fine questa si è, diciamo, ritirata senza un valido motivo, causando un danno significativo. In un altro caso che ci ha impegnato di recente, invece ci siamo occupati di una problematica in materia di sicurezza sul lavoro, assistendo l'amministratore delegato di un grosso gruppo industriale che era accusato di aver omesso cautele in ambito per l'appunto di tutela della salute dei lavoratori e che nell'ipotesi, diciamo, nell'addebito che gli era mosso avrebbero causato delle patologie importanti. È stato un lavoro molto impegnativo e lungo di ricostruzione di tutto il sistema di deleghe, di potere, di responsabilità all'interno di un gruppo industriale che contava 400 società consociate, quindi un lavoro veramente veramente grosso e gli addebiti sono caduti, quindi anche in questo caso abbiamo avuto un risultato positivo. Ecco, quali novità avete in serbo per questi ultimi mesi? Insomma, come ogni studio che si occupa di contenzioso, abbiamo in corso delle cause, anche cause delicate e importanti, e ci auguriamo di ottenere altri successi e cercheremo ovviamente di migliorare sempre di più il nostro approccio e i rapporti con i nostri clienti.